Buonasera a tutti. La Proloco di Belmonte Calabro, durante il periodo del lockdown dovuto alla pandemia Covid-19, ha indetto un concorso Belmonte in Fiore, finalizzato all'abbellimento di alcuni siti, alcune aree comunali situate in una piazza, in una via, in un luogo vicino casa, proprio perché era il momento in cui non era possibile uscire ed allontanarsi dalla propria casa. La finalità è stata quella intanto di creare aggregazione all'interno del nucleo familiare stesso, magari a distanza, perché spesso nonni, nipotini erano distanti, e quindi progettare e realizzare anche a distanza un intervento per abbellire un angolo ormai non curato era una cosa veramente bella, anche perché noi riteniamo che circondarsi di bellezza renda la vita sicuramente più bella e rende il luogo dove si abita più vivibile. Inizialmente pensavamo che non sarebbero stati in molti a raccogliere l'invito del concorso. In realtà è un concorso che ha avuto un grandissimo successo, perché abbiamo avuto 17 concorrenti che hanno scelto altrettante aree all'interno del paese, distribuiti dalla Marina alle frazioni, passando per il centro storico, luoghi che in pratica erano abbandonati o in qualche modo non curati, e sono stati resi belli sia per gli interventi che sono stati fatti con materiale di recupero, sia con la piantumazione di fiori. E tutti coloro che arrivano a Belmonte, la prima cosa che notano sono proprio questi angoli che invitano a fermarsi, ad osservarli, e che mandano un messaggio di serenità e di bellezza a chi arriva, ma anche agli abitanti stessi. Ma la cosa più bella è stata che praticamente molte di queste persone che hanno partecipato al concorso hanno continuato il loro lavoro anche in angoli diversi, e c'è un fermento in paese, quasi un, come dire, un fare a gara a chi crea l'angolo più bello, e questo veramente è stato il successo più grande per l'associazione. E il fatto che ci sia stato chiesto di continuare questo progetto, perché veramente ha reso Belmonte più bello, è un qualche cosa che ci ha ovviamente gratificato molto.